Vanessa. Buonasera. Ho ricevuto questa lettera nei giorni passati, mi può spiegare di cosa si tratta? Prego, sia comodo. L'azienda ASL 18, su indicazione della Regione Veneto, ha avviato questo programma di screening al colon retto, il tumore al colon retto, in collaborazione con i farmacisti e i medici di famiglia. Quindi il mio medico ha conoscenza di questo esame? Certamente, ha conoscenza. È stata scelta una fascia di età che va dai 50 ai 69 anni, proprio perché si è scoperto che in questa fascia c'è un'incidenza maggiore di tumori al colon retto. Quindi con un test facile, semplice di esecuzione, c'è la ricerca del sangue dell'esofago, cioè il sangue dove si vede. Allora, la lettera che le è arrivata dovrebbe essere datata e firmata. Prego. 24. Lei ha firmato per un duplice motivo. Primo, per dare il consenso all'utilizzo dei propri dati per il programma dello screening al colon retto e in secondo luogo per dare il proprio consenso nell'informare il proprio medico sull'eventuale risultato del test. Dottoressa, ha bisogno del mio test. Certo, grazie. Perfetto. Benissimo. Allora, questo è il campioncino. E questo è il sacchettino. Una cosa che sottolineo è che il ritiro del campione avverrà martedì mattina in orario d'apertura, quindi dalle 8.45 alle 12.30. E assolutamente martedì 8, la data è riportata nella sua lettera, 8.11.2005. D'accordo? Bene. Ok. Allora. Te lo scriva magari, ma vorrei dimenticare. Sì, le lascio anche il mio numero di telefono, se eventualmente dovesse avere qualche domanda, siamo a sua completa disposizione. Allora, 8.11.2005. Mi raccomando, dalle 8.45 alle 12.30. Una cosa che mi sono chiesta, devo fare una dieta particolare nei giorni precedenti? No, no, assolutamente. Ok. Ecco, questo è il campioncino. Lei, dopo aver fatto la raccolta delle feci, introdurrà il campioncino all'interno del sacchettino e, ripeto ancora, martedì mattina verrà e mi consegnerà il campione. La cosa importante è che l'evacuazione, se avviene giornalmente, soprattutto al mattino, non ci crea problemi, si fa il campionamento e lei me lo consegna in farmacia. Se invece dovesse avvenire la sera precedente o 2-3 giorni prima, si può conservare il campione dentro il frigorifero fin tanto che non me lo porti in farmacia. Va bene? Allora, tre sono le cose fondamentali da rispettare: non avere mestruazioni, non urinare sulle feci e non avere le emorroidi infiammate, in quanto comporterebbero delle alterazioni sul risultato del test. Raccolte le feci in un recipiente pulito, andiamo al campionamento della massa fecale. Allora. Vede sull'asticella questa zigrinatura? Sì. Ecco, non bisogna oltrepassare questa zigrinatura, perché la raccolta avviene soprattutto non per la quantità, ma per la qualità. Allora, sulla massa fecale fa delle linee orizzontali, ravvicinate, delle linee verticali e non contenta può toccare qua e là. Dopodiché inserisce l'asticella nel campione, fa un click, solubilizza, inserisce nel suo sacchettino e se l'evacuazione viene fatta il giorno prima o 2 giorni prima viene messo in frigorifero, altrimenti viene me lo porta la mattina, da martedì dalle 8.45 alle 12.30. E se mi trovano qualcosa da questo esame, quando lo saprò? Allora, normalmente arriva una lettera dell'azienda ASL entro i 15 giorni dal ritiro del campione. Se il test risulta negativo, dovesse risultare positivo, viene interpellato direttamente dal gastroenterologo. E se mi dimentico qualcosa, posso eventualmente chiamarla? Guardi, le lascio questo foglio dove ci sono tutte le istruzioni da seguire, che è quello che le ho appena detto. E in più le lascio il mio numero di telefono, lei chiami quando vuole, se qualsiasi dubbio. E mi raccomando ancora, martedì mattina, dalle 8.45 alle 12.30, 8.11.2005. Mi raccomando, che è importante. Comunque, per qualsiasi problema siamo qui, diamo la massima disponibilità, ok? Bene. Le consegno il materiale e l'aspetto martedì mattina. La ringrazio. Grazie a voi. Buonasera.
campione. Bene, tutto a posto? Tutto bene, okay. Ho fatto tutto come lei mi ha detto. Nome e cognome? Maddalena Zanetti. Perfetto, prendo questo, lo timbro e lo inserisco. Ecco, metto qui. Ok, benissimo. Bene, grazie. Grazie a lei. Bene, bene. Buongiorno. Buongiorno.